Vinto! Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Ho vinto contro me stesso. Oggi vedremo come realizzare il gioco del Tris. Iniziamo! Inizio specificando che questo gioco sarà un semplice gioco del Tris che avrà la possibilità di far sfidare due persone che si trovano davanti allo stesso computer e che avrà però un sistema di controllo automatico per vedere chi ha vinto. Quindi iniziamo a costruire, diciamo, lo sfondo, la scacchiera per il nostro Tris. Quindi cancello il gattino, vado su Stage, sfondi e vado a costruire quella che sarà, diciamo, la scacchiera o comunque le dimensioni della scacchiera. Quindi prendo lo strumento rettangolo, seleziono il colore nero e tenendo premuto il tasto maiuscolo disegno un quadrato, diciamo così, può andare bene. Lo posiziono qui, faccio Ctrl-C e Ctrl-V e creo un altro quadrato uguale. Lo posiziono qui, anzi, lo posiziono qui al centro, questo lo posiziono a fianco, Ctrl-C e Ctrl-V, e questo lo posiziono qui di fianco. Poi seleziono tutti e tre i quadrati, Ctrl-C e Ctrl-V, ecco qua, e ancora una volta Ctrl-V, ed ecco qua. Quindi abbiamo, diciamo, più o meno la base del nostro gioco, la base della scacchiera, della matrice 3x3 per giocare a Tris. Molto bene, ora creiamo uno sprite vuoto. Perfetto. Torniamo sullo stage. Duplichiamo lo sfondo che abbiamo appena creato. Selezioniamo un po' di quadrati, li cancelliamo. Ecco qua. Fino a lasciarne uno solo. Questo sfondo lo trasciniamo sul nuovo sprite che abbiamo creato. Una volta trascinato, da qui lo possiamo cancellare, lasciando appunto soltanto lo sfondo con i 9 quadrati. E andiamo a lavorare sullo sprite. Quindi cancello il costume vuoto e lavoro sul quadrato che ho importato dallo stage. Perché ho fatto questo lavoro? L'ho fatto per essere sicuro di avere i quadrati delle stesse dimensioni. Quindi seleziono il quadrato e vado anche a cambiargli colore, semplicemente per una questione stilistica, mi piace così. Ok, vedete? Ho creato un quadrato grigio col bordo nero. Quindi vado a posizionarlo qui, nella sua posizione, essendo il primo quadrato, diciamo che lo posiziono nel primo spazio in alto a sinistra. Poi che faccio? Duplico il costume, seleziono lo strumento linea retta, colore bianco e tenendo sempre il pulsante maiuscolo vado a creare una diagonale e un'altra diagonale. Poi duplico ancora, seleziono lo strumento cerchio e tenendo sempre premuto il tasto maiuscolo disegno una circonferenza perfetta. Quindi abbiamo le nostre forme per andare a giocare. Vado a rinominare i costumi, quindi questo lo chiamiamo vuoto. Questo lo chiamiamo X e questo lo chiamiamo O minuscolo. Io decido per mia scelta di chiamarlo così, ma potete chiamarlo come volete, anche la X chiamatela come volete. E in questo modo ho tre costumi che, alternandoli, possono permettermi di giocare, chiaramente solo su quella casella. Quindi iniziamo a dare un po' di regole a questa casellina, che poi ovviamente verrà duplicata fino a coprire ogni casella dell'area di gioco. Quindi andiamo subito su situazioni. Come sempre, quando si clicca sulla bandierina verde, gli diciamo aspetto, passa al costume vuoto. Ok. Poi andiamo a capire se e come possiamo cliccare sopra per poter far cambiare il costume e scegliere se quella casella è stata selezionata con la X o col cerchio. Per fare questo bisogna avere, per forza di cose, un sistema di turni. Quindi qualcosa che dica se sta giocando il giocatore con la X o il giocatore col cerchietto. Così, quando sarà il turno del giocatore con la X, cliccando sulle caselline comparirà la X. Quando sarà il turno del giocatore col cerchietto, cliccando sulle caselline comparirà il cerchietto. E quindi molto semplicemente creiamo una variabile che contenga il turno corrente del giocatore. E quindi variabili, crea una nuova variabile, la chiamiamo turno, vado sullo stage e lavoro qui per tutto quello che riguarda le impostazioni generali. Quindi situazioni, quando si clicca sulla bandierina verde andiamo su variabili e diciamo porta turno a X, per esempio. All'avvio diciamo che inizia sempre la X oppure inizia sempre il cerchietto. È indifferente, scegliete voi quale simbolo far iniziare. Tanto poi basta decidere chi deve iniziare e chi inizia prende quel simbolo. Ok, siccome vorrei
utilizzare dei numeri per gestire tutto il sistema, però con i numeri si fa confusione perché X è cerchietto, sono due simboli, i numeri sono numeri, quindi sì, si potrebbe utilizzare lo 0 per indicare il cerchietto, ma secondo me porterebbe molta più confusione perché qualcuno potrebbe digitare 0 al posto di o viceversa e il sistema non funzionerebbe più. Quindi vorrei usare dei numeri che non hanno niente a che fare con la X e il cerchietto, mascherandoli però da X al cerchietto. Vi spiego come. Vorrei indicare il cerchietto con il numero 1 e la X con il numero 2. Quindi, ufficialmente, noi vedremo sempre X e cerchietto, ma a livello di gioco, la X corrisponderà al numero 2 e il cerchietto corrisponderà al numero 1. Per fare questo, evitando di creare confusione, io consiglio di creare due variabili. La prima si chiama X e la seconda la O, il cerchietto. All'avvio del gioco dico porta x, abbiamo detto a 2, e porta il cerchietto, la o, a 1. In questo modo io posso utilizzare queste variabili per mascherare quelle che sono davvero le informazioni che il sistema utilizza per elaborare il gioco. Quindi ora, nel momento in cui io avvio il gioco e voglio definire quale turno inizia, non gli devo dire turno 1, turno 2, ma gli devo dire voglio che inizi la X e diventa tutto più semplice. Poi il sistema elaborerà per quelle che sono i numeri. Quindi torniamo sullo sprite che va cliccato per segnare X o cerchietto. Gli diciamo situazioni, quando si clicca su questo sprite cambia il tuo costume. Quindi mettiamo un controllo se allora e diciamo se il turno di gioco è la X, caricami il costume con la X. Se il turno di gioco è il cerchietto, caricami il costume col cerchietto. Quindi operatori uguale variabili, se turno è uguale a X, aspetto, passa al costume X. Quindi bandierina verde, il turno, qui c'è scritto 2, sappiamo che 2 corrisponde alla X, se clicco mi dà, vedete, la X. Molto bene, però a questo punto se poi il turno passa al cerchietto, io ci riclicco sopra, trasformo la X in un cerchietto, cosa che non è possibile fare. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che una volta che una casellina è stata impostata sulla X o sul cerchietto, non possa essere più modificata. E per fare questo come facciamo? Diciamo che se il turno è uguale alla X e se il costume della casellina è questo qui vuoto, allora cambiamo il costume, altrimenti no. Se non è vuoto il costume, vuol dire che è già stata fatta una scelta. Quindi operatori e turno uguale X e mettiamo un uguale, andiamo su aspetto e diciamo numero costume uguale 1, perché vuoto è il costume numero 1, vado indietro con lo zoom e lo metto qua come condizione. Bene, dopo aver fatto la nostra scelta, andiamo a dire variabili, porta, turno. Se eravamo a X, il turno deve andare al cerchietto e quindi porta turno a cerchietto. Bene, adesso questa cosa la duplico, la metto qua sotto e cambio questi valori. Se turno è uguale a cerchietto e il numero del costume è uguale a 1, passa al costume cerchietto e porta turno a X. Basta, perfetto. Ora che facciamo? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza su alcune cose. Ho bisogno di sapere di chi è il turno, quindi vado a creare uno sprite, molto semplice. Vado a scrivere con lo strumento testo, seleziono magari un colore e scrivo. Turno X. Vedete, qui lo posiziono quassù, rinomino il costume, lo chiamo turno X, duplico, lo chiamo turno O e qui, sempre con lo strumento di testo, seleziono e scrivo O. Ok, in questo modo posso sapere qual è il turno corrente del giocatore. Quindi codice, situazioni, quando si clicca sulla bandierina verde, cosa facciamo? Controllo, per sempre, e diciamo se, allora, altrimenti. Operatori uguale, e scriviamo se il turno è uguale alla X, allora aspetto, passa al costume turno X, altrimenti passa al costume turno O. E in questo modo
Vedete, io clicco, passo all'altro turno e mi compare la scritta turno O. Molto bene, ora prima di andare ad aggiungere tutte le altre caselle, voglio scrivere il sistema per andare a capire quando uno dei due giocatori vince. Come si fa a vincere? Per vincere bisogna fare o una riga, o una colonna, o una diagonale, tutte dello stesso simbolo. Ora, ci sono un sacco di modi per andare a calcolare questa informazione, sono passato allo stage, perché la calcolerò qui, visto che comunque ho detto che scriverò tutte le logiche generali del gioco sullo stage. Dicevo, ci sono molti modi per calcolare questa informazione. Io ne ho scelto uno che secondo me è abbastanza buono per essere utilizzato perché utilizza proprio i numeri, quindi fa dei semplici calcoli matematici per capire quando una riga è completa. E secondo me per questo rimane un sistema abbastanza buono, perché comunque fare dei calcoli matematici per un processore, per un programma, è una cosa molto semplice. E quindi ho scelto di usare questo sistema. Tra l'altro è l'inizio di una sorta di algoritmo molto vecchio delle prime intelligenze artificiali, quindi ne approfitto per prendere spunto proprio da questo algoritmo. Calcoli matematici. In cosa consistono questi calcoli? Molto semplicemente, facciamo corrispondere a ogni x o a ogni cerchietto un valore, sempre allo stesso valore. Per esempio, ogni cerchietto sulla nostra tabella varrà 5 e ogni x sulla tabella varrà 3. A questo punto cosa si fa? Si prende una bella lista, visto che qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abbiamo 9 caselle. Prendiamo una lista, creiamo 9 elementi, automaticamente ogni elemento varrà 1 e nel momento in cui noi inseriamo una x o un cerchietto nella nostra tabella, l'elemento corrispondente della lista varrà o 3 o 5. In questo modo, molto semplicemente, andremo a calcolare il prodotto delle caselle di ogni riga, delle caselle di ogni colonna e delle caselle delle diagonali, facendo proprio un prodotto, no? Per esempio 3 per 3 per 3, 27, quindi se il prodotto della riga fa 27, allora qualcuno ha vinto. Oppure se il prodotto della riga fa 125, qualcuno ha vinto. Utilizziamo numeri facili da elaborare, perché sono 3 e 5, e poi eventualmente le caselle che non sono state scelte valgono 1, quindi moltiplicare per 1 sappiamo che non è una cosa complessa da fare. In questo modo ci limitiamo a fare dei calcoli molto semplici. Adesso vedrete nello specifico come si può procedere per fare quello che ho appena detto. Quindi prima di tutto andiamo a creare una lista. Quindi crea lista, la chiamiamo gioco, ok, e vediamo che la lista è vuota. Noi all'avvio del gioco dobbiamo avere 9 elementi che valgono 1. Uno per ogni casella, casella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Io decido di numerarle, di considerarle così. Voi potete decidere di considerarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Insomma, come volete, io scelgo di iniziare in alto a sinistra, di andare verso destra e poi di andare a capo. Scelgo di numerarle in questo modo. Quindi diciamo, dopo che abbiamo definito queste variabili, mettiamo un controllo, ripeti 9 volte e diciamo variabili, aggiungi 1 a gioco. Quindi bandierina verde, vedete? Ho 9 caselle con dentro il numero 1. Perfetto, magari lo metto qua e il turno lo scelgo dopo. Anche se in realtà si tratta di un lavoro istantaneo. Ora che facciamo? Andiamo ad attribuire quel famoso numero che abbiamo detto per ogni click che facciamo sulla nostra tabella. Definiamo, come abbiamo fatto qui, i numeri per non stare poi a confonderci. E quindi crea una variabile, valore x, crea una variabile, valore o. E anche questi andiamo a definirli qua sotto. Porta, porta, porta valore x e porta valore o. E quindi porta valore x a 3 e porta valore o a 5. È una scelta mia, io sto scegliendo di mettere questi numeri. Voi potete mettere i numeri che volete, basta che poi tutte le altre logiche siano coerenti a questi numeri che avete inserito. Quindi che facciamo? Per ogni click che andiamo a fare su ogni tabella, quando sarà il nostro turno, noi aggiungiamo a questa lista un determinato valore. E quindi andiamo qui e scriviamo, dopo che cambia il costume e prima di cambiare il turno, gli diciamo sostituisci elemento 1, perché questa è la casellina 1, anzi vado anche a rinominarla, la chiamiamo 1, sostituisci elemento 1 di gioco con, siccome qui ci troviamo nel turno della x, quindi con valore x. Stessa cosa qua sotto, sostituisci elemento 1 di gioco con valore
O. Perfetto, ora cosa ci manca? Dobbiamo controllare, effettivamente, dopo un turno di gioco, se è successo qualcosa, se qualcuno ha vinto. Quindi che facciamo? Andiamo a chiamare uno script che controlla. E quindi, dopo che abbiamo fatto la nostra scelta nel nostro turno, andiamo a mandare un messaggio. Invia a tutti, nuovo messaggio, controlla. Ok, anche qui, invia a tutti, nuovo messaggio, controlla. Benissimo, andiamo sullo stage. E gli diciamo, quando ricevo controlla, devo controllare se qualcuno ha vinto. Vado indietro con lo zoom perché ora arriva, diciamo, la parte un pochino più complessa. In realtà è semplicissima, però è lunga da scrivere. Dobbiamo calcolare, come ho detto prima, il prodotto di ogni elemento di ogni riga, di ogni colonna e di ogni diagonale. Quindi sono 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 e 2. 8 elementi. Per ognuno di questi elementi andiamo a creare una variabile che memorizzi l'informazione, per una questione proprio di praticità. Quindi crea una variabile, riga 1 la chiamiamo R1, crea una variabile R2 la riga 2, crea una variabile R3 la riga 3, crea una variabile colonna 1 C1, colonna 2 C2, colonna 3 C3, di 1 diagonale 1 e di 2 diagonale 2. Perfetto, la mia variabile non ci serve, la cancello. E ora andiamo a calcolarci i prodotti, perché ogni casella corrisponde a una casellina della nostra lista. Tra l'altro qui è inserito cosa, ma vabbè. Se riclicco la bandierina verde, cosa? Oh, ok. Vedete? Mi ha aggiunto tantissimi elementi. Questo è chiaramente un errore. Perché un errore? Perché io all'avvio del programma mi sono scordato di svuotare la lista dalle vecchie informazioni. Quindi cancella tutto da gioco. Bandierina verde, ok, 9 elementi che contengono 1. Quindi ognuno di questi elementi corrisponde a una casellina e quindi se io devo calcolare il prodotto della riga 1 dovrò fare casellina 1 per casellina 2 per casellina 3. Se devo calcolare la diagonale 2, quindi questa qui, dovrò fare casellina 3 per casellina 5 per casellina 7. E quindi andiamo a calcolarci di porta. Qui ci servirà un bel po' di spazio, vado anche già indietro con lo zoom e gli diciamo porta. Facciamo così, riga 1, operatori, prodotto, per e per. E cosa dobbiamo moltiplicare? Quello che ho detto prima. La riga 1, 1, 2, 3 e quindi elemento 1 di gioco per elemento 2 di gioco per elemento 3 di gioco. Duplico e faccio riga 2. Il prodotto della riga 2 si ottiene moltiplicando la casellina 4, 5 e 6 e quindi 4, 5 e 6. Duplico. Riga 3, 7, 8 e 9, duplico. Colonna 1, 1, 4 e 7, quindi 1, 4 e 7, duplico. Colonna 2, 2, 5 e 8, e quindi 2, 5 e 8, quindi devo scrivere colonna 2. E poi duplico, colonna 3, 3, 6 e 9, e quindi 3, 6 e 9. E poi duplico ancora, diagonale 1, 1, 5 e 9, e quindi 1, 5 e 9. L'ultimo, diagonale 2, 3, 5 e 7, e quindi 3, 5 e 7. Ok, ho tutti i prodotti che mi servono. Ora, molto semplicemente, se uno di questi prodotti vale 27, perché? Perché 3 per 3 per 3, allora vuol dire che ha vinto il giocatore con la X. Se invece uno di questi prodotti è uguale a 125, vuol dire che ha vinto il giocatore col cerchietto. Molto molto semplice. Quindi vado indietro e scrivo le mie condizioni. Controllo, se, allora, andiamo a scrivere i vari controlli. Ci serviranno molte O. Ne prendo un po' qua. E poi anche uguale. Andiamo a scrivere se la riga 1 è uguale a 27, O, aggiungo un'altra O, uguale, anzi questo lo lascio così e lo duplico proprio. Duplica. Abbiamo detto se la riga 2 è uguale a 27, e lo metto qua, duplico. Se la riga 3 è uguale a 27, duplico. Se la colonna 1 è uguale a 27, duplico. Se la colonna 2 è uguale a 27, duplico ancora. Se la colonna 3 è uguale a 27, duplico ancora. Se la diagonale 1 è uguale a 27, e questo non lo duplico più. Se la diagonale 2 è uguale a 27. Anzi, questo non ci vuole, mettiamo solo questo. Ok, questi li possiamo buttare. Duplico ancora tutto il blocco e scrivo 125... 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125. Ok, quindi che facciamo? Se uno di questi è uguale a 27, allora situazioni, invia a tutti un messaggio, vittoria X. Altrimenti invia a tutti, nuovo messaggio, vittoria O. Perfetto, allora
Ribadisco ancora una volta, questo che io ho fatto si può fare in tanti modi. Non è questo l'unico modo e non è neanche il modo migliore, è un modo che io ho scelto per farlo. Quindi se avete delle soluzioni alternative, è normale che ce le abbiate, se vi va scrivetele, condividetele con tutti, però ribadisco, è un modo come tanti altri ci sono per fare questo lavoro. Quindi andiamo a creare la scritta che dovrà comparire nel momento in cui uno dei due ha vinto. E quindi nuovo sprite vuoto e scriviamo con un qualunque colore, no rosso, no verde. Mettiamogli anche un altro font e scriviamo Vittoria X. Ok, lo centriamo, poi duplico, sempre con lo strumento di testo, seleziono la X e metto una O, Vittoria O. Magari gli cambio anche colore, così si nota bene la differenza, giallo. Ok, il costume X si chiamerà Vittoria X e l'altro si chiamerà Vittoria O. Bene. Quindi andiamo sul codice, quando si clicca sulla bandierina verde, aspetto, ovviamente nascondi, poi situazioni, quando ricevo Vittoria O, gli diciamo aspetto, magari vai in primo piano visto che abbiamo un sacco di sprite, poi gli diciamo passa al costume Vittoria O, mostra, perché se no non si vede visto che qui è impostato su nascondi, e poi sarebbe bene magari ferma tutto, duplico. E riscrivo, quando ricevo Vittoria X, passa al costume Vittoria X e basta. Perfetto così. Quindi qui abbiamo i nostri controlli, che mandano il messaggio, qui il messaggio compare e blocca tutto. Magari sarebbe bene centrarlo così, ok. Qui abbiamo il sistema per mostrare i turni, e quindi a questo punto non ci rimane che andare a duplicare le caselline per tutto lo schema. E quindi vado prima sulle variabili, nascondo le variabili che non ci servono. Anzi, questo lo lascio così vi fate un'idea di quello che sta accadendo, poi lo cancelliamo, lo mettiamo qui e vado a duplicare le caselline. Duplica, creo la casellina 2. La casellina 2 la mettiamo qua. Vado sullo script e gli dico sostituisci elemento 2 e elemento 2. Poi duplico, casellina 3, la casellina 3 va qua. Vado sullo script e gli dico sostituisci elemento 3, elemento 3. Poi duplico, casellina 4 va qua. Gli dico elemento 4, elemento 4. Duplico. Casellina 5 va qui, scrivo elemento 5, elemento 5. Duplico, casellina 6 va qui, scrivo elemento 6, elemento 6. Poi duplico. La casellina 7, fate attenzione a quella che prendete. Non spostate per errore le caselline sbagliate. Non trascinate la 6 convinti che tanto vada bene, perché l'ordine con cui le stiamo mettendo e il numero che andiamo a inserire qui, 7 e 7, è fondamentale. Se scambiate il 6 col 7 o il 5 col 7, non funziona più niente, perché l'ordine degli elementi all'interno della lista non vale più. Quindi duplico 8, e qui scrivo 8 e 8, duplico ancora, eccola qua, 9, e qui vado a scrivere 9 e 9, perché questo numero corrisponde con l'elemento della casellina in gioco. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Facciamo così che si vede meglio. Gioco, vedete, turno X, clicco. Nel momento in cui io clicco, qui vedete, alla seconda posizione viene attribuito un numero. Ora turno cerchietto, clicco, e vedete, alla casellina numero 7 viene attribuito un numero. Turno X, ecco qui. Alla casellina numero 5 viene attribuito un numero. Turno cerchietto. Ecco qui, casellina numero 3 ha un numero. Se ora clicco qui, la casellina numero 8 varrà 3. E quindi, quando si andrà a moltiplicare il valore della casellina 2 con il valore della casellina 5 con il valore della casellina 8, si otterrà il numero 27. E quindi il sistema rileverà che qualcuno ha vinto. Vediamo un po'. Vittoria X, perfetto. Torniamo indietro, andiamo a disabilitare la visione della lista che non serve a niente e abbiamo terminato il gioco. Molto bene, ho in mente, anche se in realtà sono abbastanza contrario, di provare a realizzare questo gioco in multiplayer. Vi anticipo che siccome le variabili cloud di Scratch funzionano male, il gioco farà schifo. Ma siccome mi state uccidendo con le richieste di giochi multiplayer con Scratch, anche se non ha nessunissimo senso farle, proverò a farlo in modo che vediate con i vostri occhi quanto non ha senso fare questa roba. E così mi potrete scrivere dicendomi «Non mi funziona!» e io vi risponderò «Certo che non ti funziona! Scratch non ha senso che faccia delle cose in multiplayer!» Quindi per questa roba qui probabilmente vedremo la settimana prossima, o tra due settimane. Io per oggi vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un like e vi ricordo di iscrivervi al canale andando ad attivare la campanella. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti!